Battista, da poco allora è aperto questo nuovo locale a Vairano Patenora, in via Bove, che si chiama La Locanda di Babalù, vero? Esatto. Però sappiamo che venerdì 12 maggio c'è un grande evento nel tuo locale. Di che si tratta? Chi verrà? Sappiamo che viene un grande nome della musica italiana. Allora, il 12 maggio avremo Red Kanzian con figlia Ah, Chiara Kanzian, bene, il bassista dei il Pooh. bassista dei Pooh, nonché anima dei Pooh da diversi anni. Verrà nel nostro locale in una veste diversa, perché non verrà nella veste sua Da da musicista, musicista diciamo. come siamo abituati a vederlo, ma verrà bensì da diciamo scrittore, perché con la figlia Figlia Chiara, Chiara, sì. che è una bravissima cuoca specializzata in cucina vegana, hanno da poco pubblicato un libro sano italiano vegano. Dove viene fatta una presentazione un po' del mondo vegano da parte di Red, accoppiata con delle ricette Quindi di si abbinerà Chiara, sia la presentazione e poi anche abbinata sia alla l'aspetto più presentazione, pratico più che sia pratico, sempre le certamente. ricette. Quindi ci sarà questa tipologia di presentazione, diciamo, innovativa, dove viene alla teoria viene abbinata alla pratica appunto del provare il cibo. Naturalmente la presentazione, questo evento è diretto non solo ai vegani che già conoscono bene questo mondo, ma soprattutto alle persone che sono curiose di conoscere questo tipo di cucina, che poi sostanzialmente, diciamo, è una cucina legata alle tradizioni. Perché un tempo, non avendo la possibilità di avere cibi più Elaborati un po' più. elaborati e cose, ci si adattava con quello che forniva la terra. E appunto la cucina vegana, questa è la filosofia vegana, questo Più naturale possibile, diciamo, però nel tuo locale non si mangerà solo vegano. No, nel mio locale c'è una vasta scelta, ci sono dei piatti pensati appunto per persone che mangiano, che quindi sono vegane, per chi è vegetariano, ma anche per Quelli chi onnivori, diciamo onnivori, così, come noi, come noi, come come siamo noi. noi. Ti posso chiedere una cosa, cioè io azzardo, ma in attesa che venga Red, non possiamo sentirlo per telefono, si può? Certamente possiamo contattarlo e sicuramente lui è disponibilissimo, sia lui che il suo staff sono persone, al contrario di quello che uno può Pensare, sì. pensare, del grande artista e cose, invece sono persone Allora dai, disponibilissime. Battista, dai, facci questo favore, telefono, vediamo un po' Proviamo di. a chiamare e Proviamo. vediamo Sì, se è libero, sicuramente sarà speriamo, dai. disponibile. Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno. Red, sono Battista, la locanda di Babalù. Arriviamo, stiamo arrivando. Grazie, Red. Senti, Red, sono con gli amici di Paese News, con Antonio Migliozzi. Volevano farti qualche domanda, se per te va bene. Perfetto, sono qui tutto orecchie. Va benissimo, ti passo Antonio allora, grazie, Red. Grazie, ciao a te. Pronto? Pronto, io ti sento. Ah, perfetto, sì, ti sento anch'io. Ciao Red, sono Antonio Migliozzi di paesenews.it. Allora abbiamo saputo che venerdì 12 andrai a Vairano Patenora, alla locanda di Babalù, per presentare il tuo libro scritto con tua figlia Chiara, un libro sulle ricette vegane. Volevo chiederti com'è nata questa idea di scrivere un libro sulla cucina vegana. Non è un libro solo sulla cucina vegana, è un libro scritto insieme ed è esattamente diviso a metà. Nelle prime 100 pagine io parlo dell'etica vegana, della mia esperienza, del perché della mia scelta, dei problemi che mangiare la carne e i prodotti animali creano al nostro fisico, all'ambiente. Parlo di allevamenti intensivi, parlo dei danni all'atmosfera che i gas emessi dagli allevamenti intensivi producono, parlo degli imbrogli, di quelle cose che ci hanno raccontato in televisione fin da quando eravamo bambini, con una pubblicità che molto spesso non racconta la verità sul latte, sul formaggio e quant'altro. Qui c'è tutto un discorso informativo, Certo.
citazioni del professor Veronesi, di persone chiaramente molto più preparate di me, che sono andato a reperire proprio per avere un quadro serio e tra virgolette quasi scientifico di quello che io racconto. Io lo racconto in maniera molto serena, molto tranquilla, poi intanto sorriso, racconto le mie peripezie in giro per l'Italia ad essere vegano, con i ristoratori che ti guardano male quando glielo dici. Poi nella seconda parte invece ci sono 50 ricette curate da Chiara, che poi Chiara, certo. Beh, vedendoti sul palco possiamo dire che comunque la cucina vegana fa bene, insomma, perché stai ottimamente in forma, quindi la possiamo consigliare a tutti. Prima che ti passi, Chiara, volevo solo chiederti, quindi, come sarà sviluppata la serata di venerdì 12 maggio per la presentazione del vostro libro, del tuo e di Chiara? Allora, alla Locanda Babalù succederà questo: verso le 7:30-8 arriverò gli ospiti. Sì. Io e Chiara facciamo una presentazione del libro, sì, con una serie di diapositive, spieghiamo bene, ripeto, come ti dicevo, è una cosa molto tranquilla, certo, si parla di cose serie, si sorride anche, si fanno battute, cioè è un momento molto 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 coinvolgente, che ogni sera ha un grande successo, certo.